Dopo il pari nel derby con l'Inter, Silvio Berlusconi rivela che i futuri proprietari cinesi lo vorrebbero presidente. Dovrei però avere qualche possibilità di intervento, ha detto per esempio il sì o il no su acquisti e cessioni anche sullo schema di gioco. Spero ci sia spazio per Galliani. Altro grave KO esterno per la Roma, che a Bergamo cade e va a 7 punti di distanza dalla Juventus. Fuori casa per i giallorossi solo 8 punti in 7 partite. Vola l'Atalanta di Gasperini, nelle ultime 8 gare ha ottenuto 7 vittorie e un pareggio e ha fatto meglio della Juventus. Entusiasmo e organizzazione tattica alcune delle armi dei bergamaschi. Buonasera a tutti, benvenuti alla TMV News. Innanzitutto parleremo del derby e di come escono Milan e Inter da questo match. Ci soffermeremo anche sulle parole di Silvio Berlusconi. Lo faremo qui in studio con Lorenzo Di Benedetto, che vado a salutare. Buonasera. Buonasera Lorenzo, buonasera a tutti. E un saluto anche ad Andrea Lo Sapio. Buonasera. Torniamo dunque subito sulle parole di Silvio Berlusconi, che si sofferma sul futuro e anche su quella che potrebbe essere la sua carica di presidente onorario. Le sue parole, che sono state pronunciate questa notte dopo il derby, sono state raccolte per noi da Antonio Vitiello di Milan News. Vediamolo. La situazione closing è fissata per il 13 di dicembre. Crediamo che non ci siano ostacoli ad ottenere le autorizzazioni che si devono ottenere dallo Stato cinese e quindi pensiamo che avverrà il closing nella data annunciata. Ma ancora voglio un po' il suo ultimo derby, questo presidente. Ma i cinesi, i nostri nuovi soci cinesi, insistono in maniera molto molto determinata affinché io rimanga presidente. Io ho detto che presidente con una società di altri mi sembrava che fosse una cosa che non potevo tenere in considerazione. Mi hanno offerto allora una presidenza onoraria senza un presidente diverso da me e quindi non nominerebbero il presidente. E io penso che potrebbe anche provarsi una situazione del genere, però dovrei avere qualche possibilità di intervento, per esempio su un sì o un no sugli acquisti o sulle cessioni e anche sullo schema di gioco in campo. Se questa cosa mi verrà attribuita, proverò ad accettare anche la presidenza honoris causa. Dunque, questo era Berlusconi che vuole avere potere decisionale per restare presidente. Andrea Lo Sapio, è possibile questo scenario? Ma io credo che sia possibile, però è anche vero che non si può avere la moglie ubriaca e la botte piena, anche perché se comunque i cinesi danno 700 e passa milioni a Berlusconi per poi essere, diciamo, in seconda fila e nemmeno comandare a casa propria, comincia a essere un po' un problema. Però potrebbero affidarsi a Berlusconi quantomeno nella prima fase. Quello che però penso che anche fosse abbastanza. Sì, certo, però magari anche per delle decisioni, dei consigli a livello di giocatori, sfruttando la grande esperienza di Berlusconi, che cosa ne pensi? Sì, diciamo che poi Fassone chissà che fine fa, Mirabelli anche, perché comunque quando hai Galliani e Berlusconi, insomma, già c'erano abbastanza teste nel Milan per far capire che probabilmente erano troppe. Se poi ne aggiungi anche altri, incomincia a fare veramente come l'Inter e avere qualche grosso problema anche dal punto di vista proprio societario. Quindi è difficile anche pensare ad un tandem Galliani-Berlusconi, perché non l'abbiamo sentito nell'intervista, ma comunque Berlusconi ha fatto riferimento anche alla possibilità che Galliani possa rimanere nel Milan. Galliani, che tra l'altro in queste settimane è stato accostato anche al Torino, ma anche al ruolo di presidente della Lega. Infatti io penso che alla fine il prossimo ruolo di Galliani sarà quello di presidente della Lega. La sua avventura al Milan, e lo ha detto anche lui stesso, penso sia terminata, e io credo che alla fine anche Berlusconi lascerà, perché se da una parte è vero che, come ha detto l'ex, ormai ex proprietario del Milan, i cinesi stanno spingendo per convincerlo a rimanere come presidente, è altrettanto vero, come diceva Andrea, che difficilmente i cinesi accetteranno il ruolo di Berlusconi, che vuole ancora continuare ad avere pieni poteri, perché stiamo parlando di pieni poteri, perché sul mercato, sul modulo di gioco, sull'allenatore e su tutto il resto. Quindi un Berlusconi che vendo deciderebbe, a me stesso, esatto, vuol tornare a fare quello che ha sempre fatto, ecco.
Sì, è esagerato, non sì. è possibile, io credo che sia molto complicato. Soprattutto ci sono delle voci che poi parlano anche di un possibile, diciamo, clamoroso passaggio e poi di non riuscire a chiudere poi la trattativa in tempo, o meglio, di non riuscire proprio a chiuderla perché Berlusconi vuole pieni poteri ancora e magari potrebbe fare con un colpo di coda far saltare tutto. Io penso che sia uno scenario abbastanza complicato, però c'è comunque una condizione sine qua non che è lo stadio nuovo. Comunque Berlusconi vuole che lo stadio sia intitolato a Luigi Berlusconi e suo padre. Chi esce meglio dal derby, Inter o Milan? C'era grande curiosità in particolare per vedere la nuova squadra nerazzurra targata Pioli, qualche risposta positiva c'è stata, ma in definitiva chi è che esce rafforzato da questo pareggio? Per me l'Inter, visto che ha pareggiato l'ultimo minuto, pur esprimendo un calcio migliore di quello del Milan. Il Milan ha dei buoni giovani, forse si tende anche a sovrastimarli in questo momento perché stanno facendo anche troppo bene, un po' come l'Atalanta di cui parleremo poi, però io credo che in questo momento se il Milan va tanto bene in questo momento, però è a un punto dal, anzi due punti dal Napoli, un punto è a metà, è uguale alla Roma, io credo che farà fatica ad arrivare al terzo posto poi alla fine. Eh sì, insomma, un Milan che probabilmente nella gestione dell'ultima parte della gara era lasciato a attendersi qualcosa in più da questa squadra. Sì, ha lasciato a desiderare perché negli ultimi 15 minuti non è mai uscita dalla propria area di rigore il Milan e non si può pensare di portare a casa una vittoria facendo questo tipo di gara negli ultimi minuti. È chiaro, fino a due minuti dalla fine Montella aveva avuto ragione, però alla fine la partita è finita 2-2, il gol dell'Inter sarebbe potuto arrivare anche prima e sicuramente se il gioco dell'Inter targato Pioli fosse stato più collaudato, penso davvero che l'Inter avrebbe pareggiato prima rispetto a quanto in realtà abbia fatto. Mi ha fatto un po' pensare la sostituzione di Bacca da parte di Vincenzo Montella, perché invece di mettere subito la Padula che poi è stato inserito qualche minuto più tardi, Montella ha puntato su Mati Fernandez, ha tolto Bacca, centravanti del Milan, per mettere un altro centrocampista e in questo modo dai un segnale forte alla tua squadra e il segnale era: pensiamo a non prendere il gol del pareggio e a portare avanti questo 2-1. Quindi magari il Milan avrebbe potuto fare qualcosa di più cercando il 3-1, anche perché la difesa dell'Inter non sembrava sicuramente impenetrabile. Ecco, ne parlavamo anche nel corso della nostra trasmissione su TMV Radio quest'oggi a proposito del Milan, del gioco del Milan. Montella di fatto fino a questo momento ha sconfessato la sua filosofia di gioco basata sul possesso palla, sulla ricerca anche della manovra particolarmente spettacolare a tratti, come aveva fatto alla Fiorentina e in parte anche al Catania. Probabilmente la ricerca dei risultati immediati lo ha portato a questo tipo di gioco. Sì, perché alla Fiorentina puoi steccare qualche partita, puoi steccare gli obiettivi, al Milan no. Al Milan se non arrivi, penso, quarto, quinto, assolutamente non vieni confermato per l'anno successivo. Soprattutto il Milan, che sta facendo bene in questo momento, è figlio di questa idea di Montella di lanciare i giovani e magari farli rendere un pochino al di sopra. Però è anche vero che ieri ha giocato molto difesa e contropiede, ha fatto solo quello praticamente. E quindi alla fine del campionato, visto che in questo momento si parla ancora del sogno Champions per l'Inter, ma non è che Milan e Inter alla fine si ritroveranno più o meno nelle stesse posizioni. A me questo Milan, te lo ricorderai, assomiglia molto a quello di Zaccheroni senza Birov, ecco. Senza Birov, però quello che poi vinse lo scudetto, perché? Perché ha fortuna, però non ha quella fortuna che poi contraddistinse in alcune fasi il Milan e poi... Insomma, anche per giocatori diversi. Sì, sì, sicuramente, però anche la Serie A è molto differente. Quella Serie A aveva sette grandi squadre e vinse il Milan, che grande squadra forse non era. Quindi mi pare di capire che questo Milan, secondo te, può giocarsela per la Champions? Per la Champions, sì. E l'Inter? Anche l'Inter, tutte quante le squadre rientrerà, che sono lì, l'Inter, sì, rientrerà. Perché vanno tutte molto piano. L'Inter sicuramente migliori rispetto al Milan. C'è rientrata l'Atalanta facendo una partenza disastrosa, sì. E penso che può farcela anche l'Inter. D'accordo? Sono d'accordo anche perché prendendo i singoli sicuramente l'Inter ha poco da invidiare a tantissime squadre, alla maggior parte delle squadre di Serie A. Detto che la Juventus farà un campionato a parte, poi per le altre sarà una lotta fino all'ultimo, ci metto il Milan chiaramente, l'Inter, ci metto la Fiorentina, ci metto la Roma, ci metto il Napoli e ci metto anche la Lazio, con le due outsider che sono Atalanta e Torino. Io credo che sarà veramente una lotta dura fino alla fine per il secondo e il terzo posto, il primo posto ormai è andato.
Invece in difficoltà la Roma, soprattutto in trasferta, un rendimento disastroso quello esterno per la squadra di Spalletti che ieri è andata incontro ad un KO contro l'Atalanta. Andiamo in redazione per fare il punto della situazione sulla Roma e il suo rendimento in trasferta con Marco Conterio. Ciao Lorenzo, redazione al lavoro qua da tuttomercatoweb.com. La Roma in trasferta deve invece lavorare un po' meglio perché i numeri sono impietosi, se vogliamo, 8 punti sui 21 disponibili in 7 gare, lontane dall'Olimpico. La formazione di Luciano Spalletti ha questo mal di trasferta che di fatto nei numeri vede solo la Roma di Luis Enrique far peggio, addirittura peggio di quella di Rudy Garcia, così è un po' difficile puntare al titolo, puntare allo scudetto, perché anche lontano da casa propria si costruiscono le vittorie, si costruiscono le vittorie nei campionati. Oltretutto, dopo la sconfitta di Bergamo, anzi durante la partita, c'è stata questa lite tra Nainggolan, il vice di Luciano Spalletti, nervi tesi in una Roma che sta faticando a tenere il passo della Juventus. Sì, il futuro di Spalletti, la penna in mano ai giocatori giallorossi. Al momento però i giocatori giallorossi dovrebbero pensare a far punti, per il futuro di Spalletti c'è tempo, il futuro della Roma è a una bella distanza dalla Juventus. Capolista, lontano dall'Olimpico, lontano dalla vetta. A voi. Grazie a Marco Conterio. L'Atalanta invece è in volo, quarto posto in classifica, miglior calcio d'Italia. Ne parliamo anche con Fabrizio Ferron. È un piacere averlo in collegamento telefonico con noi. Buonasera Ferron. Buonasera. Buonasera e benvenuto naturalmente. Un'Atalanta sorprendente, ma fino a che punto secondo lei? Ma sorprendente forse per un inizio di campionato dove chiaramente quando si cambia tanto, si cambia allenatore, qualche difficoltà la puoi avere, però è una società sana, seria, che quando pensa le cose le programma, quindi era solo questione di tempo. Poi che sia così in alto è una bella e piacevole sorpresa, insomma, però diciamo che ci sono sempre le basi a Bergamo per lavorare bene. E il segreto di questa Atalanta dove sta? Nel giusto mix tra giovani e esperti e nella guida sicura di Gasperini? Ma sì, innanzitutto ripeto, dalla società, perché quando un allenatore sa di avere una società forte alle spalle, ripeto, che programma, perché secondo me uno dei problemi del calcio italiano è che tante volte si improvvisa e non si programmi, diventa tutto più facile e poi vengono fuori le qualità, quindi anche l'allenatore è messo nelle condizioni per esprimere tutta la sua conoscenza del calcio. Andrea Lo Sapio. Sì, buongiorno Ferron, vorrei chiederle poi se non c'è stato qualche piccolo problema da parte dell'Atalanta, soprattutto dovuto alla gestione iniziale magari anche di Sportiello, lei che era un grande portiere. Ma non lo so, perché sai, queste cose bisognerebbe conoscerle bene dall'interno, quindi non lo so, penso che, ripeto, siccome l'Atalanta è una società seria, abbia fatto le cose come si deve, insomma, i risultati parlano chiaro. Il discorso di Sportiello bisogna conoscere i particolari. Direi una cosa per un'altra che non è nemmeno giusto, insomma. Lorenzo Di Benedetto? Sì, Ferron, buonasera. Le volevo fare una domanda sui giovani dell'Atalanta. Si parla tanto di questi grandi giovani italiani lanciati da Gasperini. Ecco, secondo lei l'Atalanta ce la farà a trattenerli tutti almeno fino a giugno? Ma fino a giugno può darsi, poi è difficile, perché davvero tutti gli anni, insomma, comunque l'Atalanta ha questa grande capacità di avere dei giovani importanti, di lanciarli, di avere coraggio e soprattutto pazienza, che con i giovani di solito non se ne ha molta, e poi i risultati vengono fuori, quindi sicuramente almeno spero che fino a giugno, visto come stanno andando le cose, possa trattenerli tutti. E comunque è un Atalanta da Europa League, con questo coraggio, con questi equilibri che sono stati trovati da Gasperini, insomma, ce la può fare, se la può giocare quantomeno fino alla fine? Ma siamo ancora lontani, il campionato è lungo. Certo che il cammino intrapreso, insomma, è un cammino importante, molto importante, quindi speriamo continui su questa strada.
Ecco, Ferron, volevo chiederle anche un'altra cosa, visto che ha posto l'accento sulla società, volevo capire come si ricorda il primo Percassi, perché se non sbaglio lei comunque ha giocato negli anni del primo Percassi. Sì, sì, ma era già avanti, era già avanti anni luce, nel senso che allora che il calcio era ancora un pochettino ancorato a certe dinamiche, lui invece era uno che già guardava avanti. E lo si vedeva, insomma, che prima di tutto una grande passione è atalantino, e questo non è poco, questo vuol dire sì, perché insomma oggi vediamo che presidenti vengono e vanno, però lui è proprio bergamasco dentro e quindi è proprio atalantino e questo fa la differenza. Perfetto. Poi ha grande capacità, perché se no. Certo, insomma, lo ha dimostrato nel corso degli anni, certo, assolutamente. Certo. Grazie mille a Fabrizio Ferron per essere stato in collegamento con noi. Buona giornata. Grazie a voi, grazie. Insomma, Percassi può essere anche il presidente che fa la differenza anche per l'attaccamento che insegna, che ci deve essere ai propri giocatori, alla propria squadra, ai propri collaboratori. Diciamo che col senno di poi è molto semplice dire che sia così, perché dopo, diciamo che la piazza dopo il mercato estivo non era proprio contentissima, le prime due sconfitte, era poi arrivata la vittoria con il Toro, ma altre due sconfitte, insomma tre punti in cinque partite erano pochi, si stava già dando la croce al mercato, soprattutto alla non voglia di investire dai Percassi. Poi Gasperini ha fatto veramente un miracolo, una grandissima, veramente un grandissimo lavoro, anche perché ha creato questi giocatori che l'anno scorso qualcuno non giocava in Serie B, mi riferisco a Gagliardini e Petagna, un altro magari segnava qualche volta, però quest'anno Kessi sta facendo la differenza, Gomez vabbè è in formissima già dall'anno scorso, quindi magari è un po' meno importante per lui, però anche gli Spinazzola, per dire, fa la differenza, e Caldara che è stato convocato anche lui per lo stage. È normale che poi siano 7 convocati per questo stage, che magari non serve a molto, però è comunque conoscitivo anche per Ventura. E comunque insomma va sottolineato il coraggio di Gasperini nel lanciare tutti questi giovani, è vero, hanno grandi capacità, però insomma non è da tutti puntare con forza. Posso fare una battuta prima che risponda a Lorenzo? Ero in tribuna stampa con il Napoli, quando abbiamo visto la formazione, c'era Petagna in avanti, c'erano veramente tanti giovani, e beh, ci siamo chiesti tutti se voleva farsi esonerare. Se era pazzo, quindi cose veramente... Invece insomma è stato il punto di forza, è stato il cambio di passo, è arrivato anche attraverso i giovani. La voglia di mettersi in gioco da parte di questi giovani, di farsi conoscere in un campionato dove, lo si dice ormai da tempo, il tempo per i giovani non è mai tanto e gli allenatori sono sempre restii a dare fiducia ai più giovani, appunto. Quindi bravo Gasperini, ottimo Gasperini a dare fiducia a questi giovani, e poi soprattutto bravissimo Gasperini a dare un gioco a questa squadra, perché l'Atalanta gioca veramente benissimo. Ieri è andata in difficoltà nel primo tempo contro la Roma, e di solito una squadra giovane, quando senza esperienza, quando va in difficoltà, è difficile vedere un cambio di passo nella ripresa. Nella ripresa la Roma probabilmente ha sottovalutato l'Atalanta, e quindi questo c'è da dirlo, però l'Atalanta è uscita dagli spogliatoi proprio con il sangue agli occhi, una squadra che ha voluto fino all'ultimo minuto provare a ribaltare il risultato. Anche una volta trovato il pareggio non si è accontentata. Prima parlavamo di Montella, che ha, diciamo, detto ai suoi, facendo quel cambio Bacca Mati Fernandez, ha detto ok, teniamo questo risultato, restiamo perché risultato, va bene così, sì. La squadra di Gasperini non ha fatto questo, anzi è andata in campo e fino all'ultimo minuto ci ha provato, ed è stata premiata con il calcio di rigore netto che sì, giovane e con tanto coraggio, è andato a trasformare all'ultimo minuto. Ecco, sì, a proposito di che sì, mi rivolgo ad Andrea Lo Sapio, si è detto praticamente tutto su questo calciatore, però insomma va sottolineata la freddezza alla Pirlo praticamente nell'andare sul dischetto a tempo scaduto, non era assolutamente L'aveva già dimostrato con il Torino, sì, perché... però questa probabilmente è una partita che pesava di più. No, secondo me pesava di più col Torino, perché dopo le prime due sconfitte, se avesse perso un'altra partita, Gasperini avrebbe davvero rischiato la panchina molto più di quanto poi l'ha rischiata anche dopo la sconfitta con il Palermo. Ieri sicuramente la palla pesava, però eri 1-1, mancava un poco, è vero, però eri comunque 1-1, al massimo sarebbe stato un pareggio comunque contro la Roma, una squadra titolata. L'errore è stato chiaro di Spalletti quando ha tolto Salah migliore in campo, ha sbagliato tantissimi gol ieri,
però con la sua velocità dava veramente molto fastidio. Tolto Salah, è entrato El-Sharawi, un El-Sharawi abbastanza evanescente. L'Atalanta ha cambiato Masiello con D'Alessandro, ha giocato molto più offensiva nel secondo tempo, è entrato anche Freuler al posto di Kurtic, insomma. Sì, e poi anche Paredes, parlando della Roma, non è stato in grado di gestire il centrocampo. Non ha fatto granché. Il problema è che poi si vada a trovare una squadra che completamente cambiata riesce poi a fare la differenza. L'Atalanta gioca molto bene, gioca il miglior calcio d'Italia. Grazie ad Andrea Lo Sapio e grazie anche a Lorenzo Di Benedetto. Un saluto a tutti voi, grazie per averci seguito. Buona serata.